Uno, nessuno e 100.000. La musica è la stenografia delle emozioni. Credo siano le espressioni più giuste per raccontare la mia storia. Pirandello e Tolstoi, l'Italia e la Russia, entrambi luoghi del mondo che posso chiamare casa. Ci sono 100.000 volti e ruoli della cantante lirica che sono, e c'è la musica che sa muovere i moti del cuore. Avevo 6 anni quando ho iniziato a studiare canto a Mosca, per poi a 16 continuare qui in Italia, a Roma, il paese del bel canto. Da qualche anno porto in giro il canto crossover, perché mi piace molto questo connubio tra il classico e il moderno. Spero possa trovare spazio anche nelle accademie. Infatti vorrei costruire una realtà di insegnamento proprio alla dimensione pop lirica, così innovativa e universale. Perché la musica traduce le emozioni. Lo fa e basta, qualunque lingua o genere scelga. Ce l'ha detto Tolstoi ed io ne sono convinta.